Salve. E sto mangiando, sì, sto registrando durante il pranzo. Mangio anche dimenticato sono io. Perché, giustamente voi ti chiedete, perché non pranzare con calma e registrare poi ti chiedi un tempo apposito? Cioè, perché non dedicare un tempo apposito a questa registrazione che sto facendo adesso davanti a voi, insomma, perché non ne vale la pena, quindi fondamentalmente non ne vale la pena. Siamo alle porte dell'ennesimo show albo, fatto per incassare un po' di soldini, il che ci sta per carità, ma lo show insomma è quello che è, con importanza come tutto, anche se voglio promuoverlo come show di importanza, se non addirittura superiore a WrestleMania, quindi è una cosa meravigliosa. Comunque, da quello che mi vedete sentire match per match, capirete perché sta cosa insomma ha un'importanza relativa. Iniziamo dalla Battle Royale 50 uomini. Ora, onestamente, 50 uomini, dove pensate che possa, cioè io non dove pensate che 50 uomini possano stare in quel ring? O lo fanno extra large il ring, oppure non dubito fortemente che possano realmente starci 50 uomini in quel ring là. Però loro han deciso di farlo, lo faranno e amen, insomma, vincerà chi vincerà, gli diranno bravo. Ecco. E basta, è tutto qua. Poi Lars Sullivan contro i Lucha Bros Party, un handicap match 3 contro 1. Vabbè. Squashone che servirà per pompare, per pushare Lars Sullivan, i Lucha Party distrutti e tanti saluti, ok, bello, vabbè. Poi Kofi Kingston contro Dolph Ziggler, teoricamente potrebbe essere un buon match, i due sanno lottare, insomma potrebbe essere un buon match. Purtroppo c'è un problema, l'esito è scontato. Ovvio che manterrà Kofi Kingston. Sappiamo tutti, tutti quanti, sappiamo che Ziggler è lì semplicemente perché c'è gente che in Arabia Saudita non ci va. Tipo Sami Zayn, Kevin Owens, tipo Daniel Bryan. Che prendo la porta. Insomma, per questo ci va. Invece vorrebbe essere buono, vedremo. Manterrà Kofi Kingston, siamo tutti contenti. Seth Rollins contro Baron Corbin per il titolo universale, mentre quelle prime per il titolo WWE. Titolo universale Kofi Kingston Dolph Ziggler. Universale Seth Rollins contro Baron Corbin. Allora, qua il match è tutto quello che accadrà è già scritto. Rollins arriverà a quel match tutto rotto, praticamente Baron Corbin dominerà il match perché avrà davanti un Seth Rollins tutto semidistrutto, che l'assento si regge in piedi. Seth Rollins vincerà in qualche modo il match, grande eroe, arriva Brock Lesnar, incasserà il titolo, sorridente, saluta tutti, se ne va, ci rivediamo tra 3-4 mesi, una cosa del genere. E questo è Brock Lesnar. Questo è già tutto scritto. Non mi aspetto granché dal match perché Baron Corbin purtroppo ha i limiti che ha dal punto di vista tecnico. Questo non è che c'è molto altro da dire. Finn Balor contro Andrade Cien Almas per il titolo intercontinentale. Ma va, c'è anche un titolo intercontinentale. Un titolo intercontinentale. Se ne sono ricordati, che bello. Non so chi manterrà Finn Balor Andrade. Vabbè,
Match teoricamente dovrebbe venire un buon match, perché comunque i due sono bravi a lottare, ma vedremo. Poi avremo Roman Reigns contro Shane McMahon, che si affrontano perché Shane McMahon è stronzo. Ecco. Sì, storyline che in ring abilità. Ecco. E la stronzaggine in ring si espande pure a Roman Reigns. Bene, il mondo, siamo contenti, stia guarendo dalla leucemia, che ti ha guarito la leucemia, però è Roman Reigns, non è che dopo che è guarito la leucemia diventa Bret Hart, è sempre Roman Reigns, ricordiamocelo sempre. E vince a Roman Reigns, tutti contenti e viva lo sport. Poi Bobby Lashley contro Braun Strowman, che si affrontano perché sì, perché sì. Speriamo che non sia troppo lungo come match, perché sarà una tortura. Non sarà questo grande match. E poi chiunque vinca viva lo sport. Triple H contro Randy Orton si affrontano perché per ricordare i vecchi tempi. Anche qua chiunque vince viva lo sport. Penso vincerà Triple H, perché è lui che si manda over. Ok, tutto a posto. E poi Goldberg contro The Undertaker. Bello. Nel 2019 Goldberg e The Undertaker sul ring. Ci sarà più di un secolo sul ring fra uno e l'altro. Saranno come età, fra, se sommi uno e l'altro, ci saranno più di 100 anni su quel ring, ci sarà un secolo sul ring. E penso che durerà poco, perché non penso neanche abbiano gran cardio per fare questo grande match. Qualche finisce la parte e l'altra, penso vincerà Undertaker, ma anche qua, insomma, chiunque vinca viva lo sport. Tanti saluti. Detto questo, insomma, avete capito che sto pay-per-view è completamente inutile, se non per le casse della WWE. Non penso ci sia altro da dire al riguardo. Il prossimo pay-per-view vero sarà Stomping Ground, ne parleremo lì. Non prima, ovviamente, di aver commentato la prossima settimana quello che è entro la prossima settimana, magari anche prima, non so, perché questo pay-per-view è venerdì. A un'ora di comodo per l'Italia, credo il pre-show comincia alle 19, ora italiana. E il pepe vero e proprio che lo comincia alle 20, sempre all'ora italiana. Io per motivi miei di lavoro eccetera, e mi sembra difficile che io possa guardare il pepe in diretta, però comunque lo guarderò prima possibile, ve ne parlerò, porterò post show, insomma, se vedremo come andrà. Ecco, per quanto riguarda pre show penso sia tutto, non c'è molto da dire. Detto questo, molto semplicemente, un saluto a tutti quanti voi. Alla prossima.